Con la chiusura della Porta Santa è terminato il giubileo aquilano, una perdonanza all'insegna dell'aquilanità. Il cardinale Feroci, originario di Pizzoli, l'ha aperta, il cardinale Petrocchi l'ha chiusa. Già si pensa alla prossima edizione, che potrebbe essere quella della presenza all'Aquila di Papa Francesco. Il sindaco Biondi è salito sulla torre della Basilica di Collemaggio per spegnere il braciere della pace, dichiarando conclusa la 727esima perdonanza celestiniana. Il corteo di rientro della bolla è stato minimo, i figuranti hanno atteso le dame, il giovinsignore e i rappresentanti della municipalità dinanzi a Palazzo Fibbioni. Un momento molto emozionante, comunque, con tante persone assiepate per assistere a questa tradizione tutta aquilana. L'originale della bolla di Papa Celestino V, di proprietà del comune, esposta sottoteca all'interno della Basilica di Collemaggio durante le 24 ore del giubileo, è stata ricondotta nei forzieri della Banca d'Italia. La serata invece è stata quella dell'atteso concerto di Gigi D'Alessio, rimandata a causa pioggia nei giorni scorsi. L'artista non ha pensato neanche un momento a rinunciare al concerto e da Palermo, dove si trovava per il tour, è volato di nuovo in città, perché l'Aquila, alla quale ha dedicato con Arisa Tusina Cosa Grande, lo meritava. Sul palco i suoi più grandi successi, ma anche capolavori di altri giganti della musica partenopea. Un repertorio vastissimo e un palco condiviso con Arisa, appunto, per la quale D'Alessio ha scritto l'ultima canzone che ha partecipato a Sanremo. Anche l'artista ha speso parole d'amore per la città e per l'accoglienza. Straordinari musicisti del conservatorio diretti dal maestro Leonardo De Amicis e anche una giovanissima aquilana, Antonella Scellini, che a 16 anni potrà dire di aver condiviso il palco con un grande artista, che il vice sindaco Raffaele Daniele ha definito anche un grande uomo. Io credo che questo palco e questa città, per noi artisti, siamo noi che dovremmo pagare il biglietto questa sera per esibirci davanti ad un pubblico così meraviglioso. Sotto la Porta Santa, e ricordiamo che si apre tutti gli anni, mentre a Roma dobbiamo aspettare il giubileo. Quindi qua chi è che non ha peccato? Io ne tenevo un cuofano, perciò sono potuto subito, capito? Tenevo un sacco di peccati a me fa perdonare. Io credo che qui dovrebbero venire un po' tanti politici sotto a sta porta, ma si devono fare un mese sotto a sta porta. Ma non è finita, quella di stasera sarà la serata dei ritorni. Riccardo Cocciante, Renato Zero e tantissimi altri artisti come Fabrizio Moro, Ermal Meta, Stefano Fresi, Monica Guerritore e altri che chiuderanno anche la parte artistica della Perdonanza in un concerto che si preannuncia davvero straordinario.